Buonasera e bentornati alla 13ª puntata di In Salute. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ci ripresentiamo come sempre, io sono Michele. E io sono Tommaso. E come tutti i venerdì dalle ore 18 vi teniamo compagnia con questa programmazione, con il programma Tommy In Salute, che siamo già arrivati alla 13ª puntata. Vi ricordiamo prima di iniziare quello che è il format, se per la prima volta vedete questa puntata. In Salute ha l'obiettivo di educare le persone appunto nell'ambito della salute a 360 gradi. In questi 3 mesi insieme ci siamo occupati di tutto, dalla fisioterapia, quindi tutto il lato riabilitativo con osteopati, fisioterapisti, alla psicologia, a tutto quello che riguarda l'alimentazione e la nutrizione, ma non solo, teatro. Abbiamo trattato veramente di tutto, Tommy. E ogni puntata iniziamo a parlare di un argomento specifico con un ospite, che oggi c'è un ospite, sì, importante, Tommy. Sì. Abbiamo un ospite importante, Miki. Prima di presentare il nostro ospite, vorrei ringraziare lo sponsor di questa puntata. Infatti ringraziamo la trattoria Il Giardino di Giamburesti, di Mondavio, il nostro carissimo amico, che ringraziamo per questa sua partecipazione a questa puntata di Salute. Sì. E quindi ringraziamo Tommaso, salutiamo. Grazie. E vorrei ringraziare anche Miki Cristina, che è stata la più veloce a rispondere al nostro quizzone di fine puntata. Ricordiamo che la scorsa settimana abbiamo parlato della sicurezza per la balneazione, quindi era una puntata tutta verso l'estate, speriamo che sia rimasta utile, però dobbiamo correre perché oggi abbiamo una puntata bella densa, amici, perché esatto, oggi... Esatto, ricordiamo che al termine della puntata ci sarà un quiz, quindi guardate bene fino alla fine, faremo un quiz dove a risposta multipla chi indovina la puntata successiva riceverà un messaggio con la vincita di una valutazione con il team di Salute. Quindi mi raccomando, seguite, perché poi i quiz sono veramente sempre molto difficili. Sì, difficilissimi. Dovete seguire, siamo troppo buoni, Tommy. Sempre troppo buoni. Diventare più cattivi. E vi ricordiamo che qui in sovrimpressione avete il nostro contatto di WhatsApp, con il quale ci potete come sempre tempestare di domande per il nostro ospite o anche per darci degli spunti per le puntate in divenire, anche perché Michi ne è rimasta solo una. Esatto, poi faremo una pausa estiva, ma la approfondiremo la prossima settimana. Allora, quindi bando alle ciance. Partiamo. Presentiamo finalmente il nostro super ospite di stasera, Giuseppe Travagliati. Ciao Peppe, grazie per essere qui tra noi. Io brevissimamente vorrei introdurre la figura di Peppe. Giuseppe Travagliati è un istruttore equestre direttamente da Chiaserna, quindi da Cantiano. E niente Peppe, io ti lascio la parola, vorrei che ti presentassi anche tu. Grazie, grazie ragazzi, grazie Michi, grazie Tommy per l'invito, per me è un onore. Come hai detto, vengo da Cantiano, quindi dopo il 15 settembre è stata dura, considerando che è stato martoriato dall'alluvione, quindi queste poche due parole per il ricordo. Poi dopo noi gente di cavalli, sai, siamo fisico duro e cuore tenero. E quindi dai. Beh, poi siamo in una settimana calda, quindi direi di spendere anche una parola per ricordare l'Emilia Romagna, che anche in queste ore sta cercando di superare un bel disastro molto simile a quello che è successo. Assolutamente sì, gli siamo molto vicini alla comunità dell'Emilia Romagna. Oh, Giuseppe, oggi di cosa parliamo insieme? Allora, dovete sapere che il primo corso che ho fatto, questo sono molto felice, era una curiosità mia personale, avevo sempre una curiosità per la sindrome di autismo, quindi prima di diventare istruttore di equitazione e accompagnatore equestre di campagna, a titolo proprio personale per curiosità ho fatto un corso EDA, equitazione per diversamente abili, e quindi da lì in poi parleremo della pet therapy e sulla fattispecie, lo specifico del cavallo, i benefici del cavallo su tutti noi, non solo per allievi diversamente abili, ma su tutti noi, su tutti. Oh, bellissimo questa cosa. Io ho invitato Giuseppe Michi in questa nostra puntata di In Salute perché ci siamo conosciuti sul campo, perché per me il mondo del cavallo è una grande passione che cerco di coltivare un pochettino da sempre, è un grande passatempo perché è molto molto rilassante per me, mi aiuta, un cavallo è un po' uno psicologo, poi vedremo, no, nel corso della puntata, perché mi escono queste parole così molto, molto di getto. E Giuseppe poi ha un'attività tutta concentrata sull'allevamento del cavallo del Catria, e poi spiegheremo anche al pubblico da casa che cos'è. Sì, esatto. Sì. Ok, quindi direi di andare per gradi e direi di iniziare con l'argomento cardine, cioè che è l'ipoterapia, la pet therapy, no? E credo che abbiamo anche una slide da presentare alle persone. Sì, assolutamente sì, anche per far capire alle persone da casa, magari per chi è meno
affine all'argomentazione che cos'è l'ippoterapia. Quindi Peppe, se riesci a racchiuderci una definizione o perlomeno quello che è per te a livello personale. Assolutamente sì. Qui abbiamo bisognerebbe aver bisogno perlomeno di tutta la giornata, ma sarò breve e coinciso. L'ipoterapia deriva da una branca della pet therapy, ma noi dobbiamo ricordare un po', questo ci tengo, e non solo il cavallo ha dei benefici, ma tutti gli animaletti nostri che abbiamo, dal piccolo uccellino canarino al gatto o al cane, questi hanno tutti scientificamente provati, quindi sto parlando. Quindi, come dicevo, il cavallo fa parte della pet therapy, ma ricordiamo che questo ne risale già dai tempi del mondo egizio, quindi dai tempi degli antichi egiziani. Loro curavano delle persone con la vicinanza di animali. Poi il vero, la pet therapy in realtà nasce grazie a uno psicoterapeuta, questa è carina perché la devo raccontare, nel 1953. Lui non riusciva a trovare le chiavi con un suo piccolo ragazzo con sindrome di autismo, fino a che entra nel suo studio il suo cagnolino, e da lì in poi apre le porte della pet therapy, e da lì in poi il ragazzo si apre e per lui da lì in poi inizia la pet therapy, per poi arrivare anche l'utilizzo naturalmente della lipoterapia. Certo, quindi possiamo dire che fondamentalmente avere un animale domestico in casa, o perlomeno la presenza di un animale domestico con la quale si riesce a stringere una sorta di rapporto, no? Una sorta di legame a livello proprio mentale, aiuti anche, influisca a livello proprio importante nella salute di persone che soffrono di malattie psichiche, no? Quindi come potrebbe essere l'autismo in questo assolutamente caso. Assolutamente sì, psicofisiche. Considera che nei casi di schizofrenia il prendersi cura, questo con dei studi nei reparti psichiatrici di Londra, parlo dopo del 53, quindi più o meno 60 giù di lì, su questi pazienti con sindrome di schizofrenia vedevano dei grossi miglioramenti nel prendersi cura di piccoli animali, tra cui anche il cavallo. Ma non solo a livello psichico, ma anche a livello motorio, a livello riabilitativo, io ne sono la prova vivente, quindi vi posso dare la mia testimonianza di quello che è successo. Qui ci stuzzichi quindi... un pochettino. In che modo pensi che possa essere così riabilitante? Cioè, perché ha funzionato su di te? Su di me, prima di tutto per la mia cocciutaggine, comunque sia, parlo del 2016, ernia espulsa, migrata, mi spizzica il nervo sciatico, quindi 100 giorni, la faccio breve, 100 giorni a letto, e tutti quanti mi dovevano operare sentendo le varie visite che ho fatto. Poi da lì a poco riniziai con rimettermi in sesto la mia muscolatura con il nuoto, naturalmente. Però poi, e lì, ci tengo a dirlo, mi dicevano tutti: non andrai più a cavallo. Da lì in poi, dopo 3-4 mesi, già ero a cavallo, e dopo 2 anni di questa mia riabilitazione venne fuori un grosso studio che, quindi dal 2018 parlo ad oggi, il cavallo è consigliato proprio per dare mobilità e ridare mobilità al bacino, cosa il mio era molto bloccato, no, naturalmente. E quindi da ora in poi è anche consigliato sui problemi di schiena, sto parlando naturalmente del cavallo, dell'andatura al passo, però seguire con il tuo corpo da cavaliere l'andamento del cavallo al passo facilita ma anche la mobilità dell'anca, ma specialmente sulla mobilità del bacino. Quindi praticamente possiamo dire, in sintesi, per le persone che ci stanno seguendo a casa, che potrebbe essere
buono integrare un percorso riabilitativo, funzionale, quindi che alla luce di un eventuale trauma, piuttosto come nel tuo caso, no? Quindi c'è stato un trauma, una problematica arachide lombare fondamentalmente, quindi sì. Abbiamo affrontato io e Michi in diverse puntate il mal di schiena, le varie posture sbagliate, in tutte le salse, ormai le persone a casa si sono fatti una cultura di queste ernie, di questi mal di schiena, quindi diciamo che come attività sportiva così nell'immaginario collettivo sembra un'attività sconsigliata, no? Che potrebbe essere traumatica, pericolosa, perché comunque montare sopra un cavallo non è come montare sopra una bicicletta, comunque sì, esatto. Ha una testa pensante e le persone tendenzialmente, molti hanno paura, no? Anche dell'animale, chi non si è mai approcciato, però nel posto giusto, con le persone giuste, con i professionisti giusti, ma soprattutto mi viene da dire anche con i cavalli giusti, assolutamente. Sicuramente ne possiamo trarre dei benefici, no? Sì. Assolutamente sì, ma non solo, poi ho visto riabilitazioni per le lussazioni della spalla, per ridare mobilità alle spalle, agli arti. Il solo spazzolare un cavallo provoca in ogni persona delle grosse emozioni e dei grossi benefici sia a livelli psichici che fisici. Questo è molto interessante, anche perché io per Tommy, lo spoileriamo, ha un passato in questo mondo, un presente importante, quindi conosce, hai avuto cavalli, sì, avuto ce gestore, ancora. Ce l'ho ancora, quindi invece per esempio io che sono completamente fuori da questo mondo, magari l'ipoterapia, mi metto nei panni di qualcuno da casa e dico ok, cosa vado a fare? Ma già abbiamo sviscerato varie situazioni, quindi può essere utile e questo uno lo immagina subito, magari il contatto con l'animale, il fidarsi, l'affidarsi, portare un po' l'autostima, la serenità e poi anche sulla riabilitazione, quindi già abbiamo dato una visione ampia importante su questa argomentazione. Io sono molto curioso della tua storia, infatti ti vorrei chiedere da quant'è che porti avanti questa missione, penso, perché da come abbiamo parlato anche prima si vede che è proprio una cosa che porti dentro. Da quant'è che fai questo mestiere, se si può chiamare mestiere, ma non lo so, per te, da come vedo che la vivi? Allora, naturalmente io nasco in una famiglia di allevatori di cavalli, però il mio babbo non voleva che facessi questo mestiere, ma era una vecchia concezione, poi penso che dalla sua ora ne sia compiaciuto. In realtà, quando è che mi formo? Mi formo quattro anni fa, dopo ho vissuto un po' all'estero, insomma quattro anni fa il primo corso che ho fatto di formazione è questo. E non a caso adesso, per esempio, ti parlo altre testimonianze tranquille perché ho avuto due ragazzi. Ah, ci tengo a dire una cosa molto importante, naturalmente quando si parla di ipoterapia ogni sindrome ha dei professionisti accanto, quindi ci sarà un'equipe di medici e due operatori tecnici che si occupano del cavallo e oltre dell'allievo, quindi sullo specifico ogni patologia, ogni diversità ha un'equipe di medici. Beh, questa è una cosa bella, cioè, quindi praticamente le persone possiamo dire che non è un'attività fatta in nonchalance, no, cioè non è semplicemente prendere la persona in difficoltà o in fase riabilitativa e metterla sopra un cavallo, c'è una squadra, sì, di persone qualificate che ruota intorno all'animale, giusto? Sì, giustissimo. In più c'è da dire che i cavalli devono essere certificati. C'è un'equipe medica sportiva, mi sembra che sia della FISE, l'ente nazionale, che viene e certifica i cavalli e dà un'idoneità che si possano, che il cavallo possa iniziare a lavorare con i allievi diversamente abili. Quindi che è idoneo all'attività, insomma. Esatto. Quindi c'è una sorta di test anche per loro? Sì, una sorta di test. Quindi come tutte le attività che abbiamo sempre promosso, ci sono persone qualificate, c'è un team di professionisti, sì, e questo è sempre molto importante come diciamo sempre. Quindi ti abbiamo interrotto, scusa Peppe, continuo pure. No, niente, stavo dicendo che poi mi formo proprio, questa curiosità della sindrome di autismo ce l'ho sempre avuta, un po' mi sono informato a livello personale, però sullo specifico, naturalmente lavorando con i cavalli, volevo una formazione, un qualcosa che approfondisse questa mia curiosità, quindi l'ho iniziato nel 2000 e si parla di ormai tre anni fa, quattro anni fa, esatto, quattro anni fa.
E gli ultimi due, l'ultima settimana è stata bella perché ho avuto una ragazzina con altri istruttori, abbiamo avuto una ragazzina con difficoltà di relazionarsi, quindi è olandese. Io lì ho fatto un po' da traduttore perché avendo vissuto in Inghilterra conosco l'inglese. E quindi solo spazzolare il cavallo e accarezzare il cavallo, ma il solo salire a cavallo, ma lei già aveva il papà, una cosa fondamentale che dobbiamo fare, la prima cosa è parlare con i genitori. Quando già la famiglia riconosce questa diversità che sul proprio figlio, già siamo un passo avanti. Quindi però il proprio padre, già appena arrivato in maneggio, me l'ha detto che la figlia aveva questo tipo di problemi. Una sorta di collaborazione di diversità, esatto. Con le persone e che già facevo, vicine, esatto. Al fine di aiutare. E che lei già stava facendo un percorso in una fattoria in Olanda, ad Amsterdam. E quindi per noi è stato molto più facile. Ma te dovevi vedere la più bella cosa, la più bel sorriso che abbia mai visto di questa ragazza di 15 anni sopra cavallo. Noi, Peppe, qui abbiamo diverse slide e foto prese dalla tua storia, quindi ne iniziamo a mandare qualcuna, così magari ci può essere anche di aiuto per le persone a casa a vedere quello che può essere appunto proprio questo andare al passo, giusto? Sì. Questo è andare al passo, è una passeggiata in campagna, sì. Quindi che può essere idoneo per qualsiasi persona, sia per al fine non prettamente terapeutico, riabilitativo, ma per vivere magari un'esperienza personale o di gruppo ancora più bello, forse nella natura, quindi distaccarsi magari mentalmente da tutto quello che è la routine quotidiana, il ritardo, telefono, che ormai siamo un po' tutte vittime di questa situazione, e abbandonarsi un po' alla natura, allo spirito. Sì, Michi, c'è un bel proverbio tra noi allevatori che dice qua, e tra noi allevatori, tra la maggior parte di noi allevatori, che dice: quando sali a cavallo e monti a cavallo, i tuoi problemi rimangono a terra. Il problema è quando riscendi da cavallo, che ritrovi là, quindi... Questo è molto, quindi, è molto bella come sì, frase. Sì, assolutamente, l'ho fatta mia, un mio amico me la disse, l'ho fatta mia. Beh, io direi che qui abbiamo tirato fuori un argomento bellissimo, cioè Michi ha avuto un'ottima idea, un ottimo assist mi hai dato guardando proprio questa foto, perché non, veramente io ho percepito tantissimo l'importanza del lavoro che tu fai, Peppe, cioè nel senso dietro abbiamo parlato dell'ipoterapia, abbiamo esaurito con questo modo di aiutare le persone molto particolare, cioè nel senso c'è l'ipoterapia pura nel suo essere, è un'attività comunque protetta. C'è un'attività che va fatta in un contesto sicuro, come esatto. Potrebbe essere il tuo maneggio, con dei professionisti come te, con un medico che la consiglia. Diciamo che quella è la parte più complessa, no? del tuo lavoro e del mondo del cavallo. Però secondo me una terapia reale che tu fai con le persone, che io ho vissuto sulla mia pelle, che io stesso sono venuto a fare da te, è proprio quello che diceva Michi, cioè la possibilità di trovare per la nostra comunità marchigiana, perché alla fine sei a un passo un pochettino da quasi tutte le grandi città della nostra regione, perché il Monte Catria, dai, è un pochettino al centro, no? Sì, è il cuore. È il cuore della nostra regione, ed è veramente un modo per staccare un pochettino il cervello, cioè di ritrovare il contatto con una natura che nella nostra routine quotidiana, nel nostro tran tran, nelle nostre abitudini abbiamo perso, no? Quindi montare in sella a un cavallo, che poi adesso io vorrei tirare fuori un altro argomento, perché non è un cavallo qualunque quel cavallo su cui fai salire tu, perché quello è un cavallo con una storia, perché adesso magari ti lancio un assist, poi ce ne potrai parlare meglio tu, magari anche al ritorno della pubblicità, perché fra qualche istante ci dobbiamo fermare, però il cavallo che tu hai, che tu allevi tutti i giorni, è un cavallo autoctono, no? Esatto, è l'unico cavallo autoctono riconosciuto dalla Regione Marche. Ad oggi siamo in via di estinzione, quindi il cavallo del Catria conta 875 capi a livello nazionale. Il nostro problema dal punto di vista allevatoriale è naturalmente il ricambio generazionale. Non abbiamo giovani che si avvicinano qua. Rubo 10 secondi per lanciare una,
un appello a chi vorrebbe anche avvicinarsi al mondo allevatoriale, noi siamo disposti. C'è un'associazione valida che si chiama Associazione Nazionale Cavallo del Catria, di cui sono il presidente, quindi i nostri contatti sono su Facebook, chi vuole saperne di più può contattarci, rispondiamo immediatamente. E questo cavallo è splendido, noi siamo stati riconosciuti come razza in via di estinzione nella metà degli anni 90. Però inizia addirittura sul cavallo del Catria, sembra che ci siano delle presenze di cavallini mongoli, perché noi siamo dalla parte orientale del costone del Catria, c'è il monastero di Fontavellana, quindi alcuni si scambiavano, sembra, quindi prendetemi ecco come leggenda, prendetemi come volete, sembra che ci siano stati gli scambi dei cavalli nostri con dei khan mongoli. E da lì in poi viene migliorato con TPR, ma il grande salto l'abbiamo fatto con il maremmano puro, con i nostri nonni che andavano in Maremma a utilizzare i cavalli per l'esbosco di carbone, di legname, riportavano stalloni o fattrici maremmane. E da lì nasce l'incrocio base, dopo è stato migliorato nel tempo, fino ad oggi che siamo in via di estinzione e dobbiamo usare solo fattrici e stalloni autoctoni. È una bella realtà. Dai. Qui abbiamo anche una foto molto bella a cavallo. E quindi un messaggio, hai mandato un messaggio secondo me anche molto importante, anche a livello proprio sociale e proprio per sensibilizzare le persone che magari non conoscono questo mondo, perché magari non ci si sono mai approcciate, come posso essere io, o se non in rare casistiche, diciamo, della vita. Quindi l'invito anche a partecipare, ad essere attivi per questa missione, ma che poi è semplicemente vita, è un messaggio molto bello da riportare oggi, visto che noi il messaggio è proprio quello di educare le persone su tutto quello che può essere la salute e anche sui temi sociali che ci sono oggi. Quindi secondo me questo è stato molto bello, anche perché siamo vicinissimi e quindi quando hai un patrimonio del genere è veramente un peccato averlo, non vederlo e soprattutto non perseguirlo e non portarlo avanti, quindi è un messaggio molto bello. Bene, allora io direi che ci possiamo fermare qualche istante perché siamo arrivati più o meno a metà di questa nostra puntata e ci fermiamo qualche secondo, qualche minuto per la pubblicità e riprendiamo per la seconda parte. Buonasera a tutti e ben ritrovati in questa nostra 13ª puntata. Bentornati. Bentornati a tutti. Allora, quindi rifacciamo una sorta di recap generale di quello che abbiamo fatto in questa prima parte di puntata. Oggi super puntata, Tommy, super interessante. Puntata particolare poi direi. Siamo usciti un pochettino dalle tematiche classiche che abbiamo affrontato insieme in passato, quindi siamo un pochettino usciti dalla salute nel suo concreto e abbiamo preso una delle sue tante sfaccettature. Oggi ricordiamo che insieme a noi abbiamo Giuseppe Travagliati, direttamente da Chiaserna, direttamente dal comune di Cantiano. E Giuseppe, noi stavamo parlando di quanto può essere determinante, quanto può essere importante come alternativa a un processo riabilitativo l'ippoterapia, quindi la terapia del cavallo. Prima in pubblicità chiacchieravamo un pochettino e ci scambiavamo un pochettino di opinioni in questo senso, no? Da persone che vivono il mondo del cavallo da sempre, da te che fondamentalmente ci vivi tutti i giorni, il cavallo è parte integrante della tua vita, abbiamo tra le foto il cavallo che si affaccia dalla finestra di casa tua, quindi mi viene da dire che è una delle prime cose che vedi quando ti alzi la mattina, sì. È una delle ultime cose che vedi prima di andare a dormire, quindi chi meglio di te si può raccontare del cavallo in sé. E io vorrei lanciarti un pochettino una provocazione, più che una provocazione uno spunto di cui poter parlare con le persone a casa, perché le persone hanno forse oggi più che mai un grande rapporto con l'animale domestico, no? Cioè forse una delle cose più, non dico gravi,
però più importanti che stanno succedendo nel nostro, nella quotidianità è forse anche l'umanizzazione dell'animale, no? Cioè oggi chi ha un animale domestico a casa mi viene da dire che più piccolino e più è peggio, però si tende molto a umanizzare, no? Il mio piccolino, il mio figlioccio, e si tende a rendere l'animale domestico parte integrante della famiglia, no? E questa è una cosa bella. Però chiaramente il cavallo come animale domestico innanzitutto è tutto un altro mondo, no? A livello sia di impegno, a livello di cura dell'animale è proprio un capitolo completamente diverso da quello che potrebbe essere il cane o il gatto o il pappagallo, come ci raccontavamo prima. Però all'interno dell'ipoterapia il cavallo va scelto in un certo modo, no? Anche perché l'ipoterapia sul cavallo ha, non dico delle ripercussioni, però ha degli effetti, no? Sì, assolutamente sì. Finora abbiamo parlato, è stato che sono i benefici che porta il cavallo a noi tutti, ma dobbiamo sapere anche dall'altra parte come gestire quei cavalli tutti i cavalli che interagiscono con noi, sia diversamente che abili, sto parlando di cavalieri diversamente abili, ma anche noi abili cavalieri. E naturalmente dobbiamo capire che essendo un animale molto molto sensibile, tra più i sensibili in natura, ricordo, mi sembra di aver letto poco tempo fa che la memoria del cavallo è seconda all'elefante, ma la sua aurea energetica, cioè il suo cuore, questi sono degli studi comprovati scientificamente, irradia, influisce su di noi per un raggio che dal corpo parte all'incirca di 2 metri. C'è un bello studio che mi sembra dell'Università di Pisa, dove hanno fatto una cosa semplice: mettere un cardiofrequenzimetro al cavallo. Il cavallo, ricordo che ha il cuore incastonato tra il polmone, un polmone ha il cavallo, diviso in 2 emipolmoni. Cardiofrequenzimetro al cavallo, cardiofrequenzimetro a un atleta cavaliere professionista. Dopo poco i cuori andavano in simultanea. Quindi considerate l'empatia che ha questo splendido animale con noi. E naturalmente quando parlo di queste problematiche dell'ipoterapia, la gestione del cavallo è fondamentale. Io per esempio anche ho un cavallo mio, dove lui è il mio cocco di casa, con cui ho iniziato. Quello che si affaccia alla finestra? No, quello era un altro. Questo cavallo mio lavora con me siamo in cooperazione da quando ho riniziato l'allevamento dei cavalli, e quindi sono 12 anni, lui ne ha 14 adesso. Quando lui va a cavallo e fa passeggiate ha bisogno di un relax, e gli do sempre 2 o 3 giorni in paddock. Ricordo a tutti che naturalmente il cavallo è claustrofobico, quindi a tutti gli amanti dei cavalli, spendete più tempo con i vostri cavalli e portateli in giro. C'è un mio trainer che adotta il metodo Parelli, che non sto a dire, dilungarmi sul metodo di tecniche che usiamo noi, però un mio maestro di equitazione ci fa spendere perlomeno, dopo che abbiamo finito una sessione di equitazione equestre, ci fa spendere perlomeno mezz'ora con il nostro cavallo. Quindi non esiste che il cavallo non è un oggetto, ci tengo a dirlo, il cavallo ha bisogno di noi, il cavallo ha bisogno della compagnia, un animale di gruppo, ha bisogno di tante cose. Quindi ecco, spendete più tempo con i vostri animali, e naturalmente quando avete il tempo e lo spazio lasciateli liberi, perché come diceva Tommy, noi, io in primis naturalmente, a umanizzare i nostri animali, che siano cavalli, gatti o cani, però lasciamo a loro il loro spazio. E anche la loro natura, mi viene da dire. No? Esattamente. Cioè, quindi io ho sempre apprezzato tanto il tuo modo di lavorare, perché so quanto a te piaccia lasciare più possibile l'aspetto naturale alle cose, no? Cioè quando un cavallo viene accudito, quando un cavallo viene lasciato a libertà, quando un cavallo viene semplicemente dargli da mangiare, no? O prendersene cura nella sua semplicità, quanto tu apprezzi la natura, no? E poi la tua vita ruota intorno a un paradiso terrestre, no? Che è il nostro Monte Catria, che offre, penso, al cavallo un habitat naturale importante, no? Prima parlavamo del cavallo del Catria, noi abbiamo un video, credo, che possiamo lanciare dalla regia, un video di Giuseppe, adesso ve lo facciamo vedere velocissimamente. Questi sono
Guarda che paesaggio. qualche frame, qualche spezzone in cui vedete che ci sono proprio questi cavalli che sono in libertà, no Giuseppe? Cioè il loro habitat naturale è il monte. Sì, ricordo a tutti che noi adottiamo, noi allevatori, parlo in plurale perché a nome dell'associazione e di tutti gli allevatori, non solo che a Cantiano, stanno nascendo allevatori anche giù nei Sibillini. Quindi ben venga. Ricordiamo che noi siamo tra i pochi, pochissimi in Italia che adottiamo l'allevamento allo stato semibrado. Quindi i nostri cavalli nascono, vivono in natura e trascorrono all'incirca 10 mesi su 12 nel monte, nel Monte Catria e nei vari monti vicini. E dicevo che noi adottiamo l'allevamento del cavallo allo stato semibrado. Per i primi 3 anni il cavallo nasce e vive in natura. Poi naturalmente dopo ogni singolo allevatore, conoscendo le proprie fattrici, decide la destinazione del cavallo. Come io faccio, per esempio ieri mi hanno chiamato un ragazzo inglese che vuole con il figlio con sindrome di autismo. Questo ragazzo di 7 anni si relaziona solo con i genitori, col babbo e la mamma. Però ha difficoltà di relazionarsi con gli altri bambini. E quindi mi ha detto: Giuseppe, se per favore troviamo un cavallino adatto da far crescere insieme a lui per tutta la vita. E ecco, dato solo del tempo, naturalmente sono nati ad ora per la mostra del cavallo che si terrà, speriamo, a ottobre, la seconda e la terza domenica di ottobre, troveremo un cavallino adatto per questo ragazzo. Ma questa è una cosa bella, adesso lui ci sei passato molto velocemente sopra, però ricordiamo che sì, nelle primissime settimane di ottobre a Chiasana c'è una festa che è antichissima, no? Cioè, tantissimi anni, io ricordo ero bambino e mi portavano a Chiasana alla festa del cavallo. Sì, è vero, nasce nel 73 e i numeri ad oggi sono secondi solo a Fiera Verona, che è internazionale. Però l'unicità ce l'abbiamo noi, perché gli animali vengono direttamente dalla montagna fino al padiglione Fiera, con una sorta di transumanza da noi allevatori. Quindi padiglione Fiera immenso, tanti animali, tanto divertimento e dai, speriamo che ce la facciamo con la ricostruzione entro breve a riavere il nostro campo Fiera. Certo. È stato compromesso dall'alluvione del 15 settembre, ma ci stiamo lavorando. Invitiamo tutti, Tommy, allora a ottobre andare a Chiasana. Assolutamente, assolutamente sì. Io vedo, Michi, che quando Giuseppe parlava di questo suo caso, no, in cui per questo bambino chiedono un cavallo, no? E ti vedevo un pochettino, siccome ti conosco bene, con la faccia un po' perplessa e dire: Madonna, questi per un bambino vanno a prendersi un cavallo, non è più semplice magari prendersi un animale più piccolo, no? Un gatto o un cane. Io volevo specificare, Giuseppe, perché ormai mi sono abituato, parlando nelle varie tematiche qui ad In Salute, a sempre fare conto che come se da casa non si conoscesse proprio nulla di quello che è la tematica che affrontiamo. E io vorrei proprio dire alle persone, tranquillizzare le persone e spezzare anche una lancia nei confronti del cavallo del Catia, perché di cavalli ne esistono tanti tipi. Cioè, di cavalli ne esistono tante razze, con tante tante diversità, e ogni cavallo ha la sua sfaccettatura, no? Ogni cavallo viene impiegato in un settore rispetto ad un altro, a seconda anche delle caratteristiche, mi viene da dire, sia psichiche che fisiche, poi, no? Sì, e tecniche anche. Esatto, assolutamente. Poi magari ce lo spieghi meglio questa cosa. E io ho scoperto che il cavallo del Catria è un animale estremamente docile. Cioè, anche i cavalli che si incontrano, stato semibrado, come dicevi te, è stato naturale, che magari non hanno ricevuto neanche un'educazione, non hanno ricevuto quella che nel gergo credo che si chiami Duma, no? Sì. E, nonostante questo, sono cavalli estremamente mansueti, estremamente docili, quindi possiamo consigliare alle persone da casa il cavallo del Catria come cavallo di famiglia, per chi si voglia spingere in questa cosa, in questo mondo? Assolutamente sì. Ma allora ricordo che ad oggi stiamo andando molto molto bene con la valorizzazione del nostro cavallo, specialmente per i trekking. Ma ricordo che il nostro cavallo, come detto tu Tommy, è un cavallo adatto a tutti i tipi di cavaliere. Quindi abbiamo molte richieste di cavalieri, come tra virgolette uso, ma si definiscono anche loro, della domenica. Questi cavalli dove magari la gente è impegnata, va solo a accudire il cavallo, però vuole un cavallo già pronto per la domenica andare. Ah, ti posso parlare di una testimonianza: un signore di Torino mi ha chiamato
mi ha detto voglio un cavallo come il suo, io vado in pensione a ottobre, io voglio un cavallo, ho avuto quarter, ho avuto arabi, voglio un cavallo come il suo, che io la domenica voglio andare a bere il caffè e voglio stare tranquillo. E stare tranquillo con il mio cavallo e leggere il giornale con il cavallo lì come fa lei. Dico va bene, lo troviamo. E quindi stiamo avendo, ci stiamo ritagliando una bella fetta di mercato. Anche in trekking abbiamo molte richieste, anzi le richieste sono superiori alle offerte che abbiamo. Beh, questa è una cosa bella però. Sì, questa è una cosa bella, sì. Questa sì, è una cosa molto bella. Quindi per concludere un pochettino questo discorso, le persone a casa possiamo spiegare proprio che il cavallo del Catria ha queste bellissime caratteristiche. Cioè è un cavallo che è alla portata di tutti fondamentalmente, ovviamente ricordiamo che è un cavallo, quindi certo. Ogni cavallo va selezionato, ogni comunque cavallo del Catria, ogni esemplare avrà la sua, il suo carattere, la sua peculiarità rispetto agli altri, però di per sé è molto più adatto per un pubblico inesperto, forse. Quindi se uno deve scegliere una razza, perché no andare a, nelle nostre, quindi nella nostra marchigiana? Assolutamente sì. Anzi, dobbiamo andare, questo è un tesoro immenso che abbiamo noi, però ricordo a tutti naturalmente, specialmente in questo periodo, di rispettare il cavallo in natura. Se andiamo a fare camminate in montagna, rispettiamo il nostro cavallo che vedete libero, anche se mansueto, perché le fattrici stanno partorendo. E quindi ci potremo trovare davanti a questa scena? Sì, esatto, che un cavallo del Catria mediamente sui 5-6 quintali, è ben strutturato, le fattrici per senso di protezione sono molto molto focose, anche con me proprietario, quindi riparlavamo tra amici prima che una delle mie più brave e buone fattrici per i primi 3 giorni non si è fatta avvicinare da me perché era comprensibile, era nato il puledro. E naturalmente rispettiamoli in natura, rispettiamo il loro spazio, e i cavalli sono nostri amici. Quindi possiamo fare un piccolo vademecum alle persone che magari vanno a fare delle passeggiate su, che vengono a trovare la comunità montana, che vengono a fare una passeggiata magari a Cantiano, Chiaserna, sul monte, dove si riesce ancora ad andare, perché so che siete in fase di ricostruzione, però chiunque si accinga magari a fare una passeggiata e si trovi in una situazione molto simile alla foto che abbiamo appena mandato, quali sono le regole a Giuseppe che possiamo dare e quali sono le istruzioni che a casa potrebbero essere utili? Sono le regole di comune sensibilità, rispetto delle distanze, non entrate nel loro spazio, nella loro bolla energetica che va dai 2 metri dal corpo, come dicevo prima, è solo lì che il cavallo te lo permette, ma state sempre fuori dai 2 metri del cavallo, non avvicinatevi ai puledri assolutamente, perché considerate che il cavallo non solo scalcia, ma il maggior danno che può creare un cavallo è con la bocca. Un cavallo, uno stallone può facilmente staccare un arto a una persona di media di grossa corporatura come la mia o come quella tua Miki o di Tommy, quindi... E noi siamo tutti messi abbastanza bene. Esatto. Quindi comunque non facciamo troppo terrorismo psicologico alle persone a casa. No, assolutamente. Però diciamo sempre che un animale imponente rispetto. E va rispettato. Sì. Come qualsiasi situazione c'è... il rispetto dell'ambiente, della situazione, assolutamente. E non bisogna, diciamo, fare, come si dice, gli sboroni in gergo proprio tecnico. Certo, questo è proprio un francesismo, un francesismo preciso. Ad hoc, preciso. Poi ricordiamo anche qualche settimana fa la vicenda degli orsi in Abruzzo, no? Che mi viene da dire che è una cosa molto simile, in sì. cui si fa questa, credo che a Trento anche tra l'altro, ci è successa una cosa simile, in cui c'è questa caccia all'orso, però fondamentalmente anche le persone dovrebbero imparare magari anche a sapere stare al loro posto qualche sì. volta nella natura, rispettare l'ambiente dell'animale che vive in cattività, no? Guarda, ti dico questo, tu come sai sono anche un boscaiolo, io ancora utilizzo, sono tra pochi in Italia, ricordo che la mia professione inizia come boscaiolo e come vetturino mularo, noi utilizziamo animali, muli, ancora muli e cavalli del Catria per lo sbosco della legna. E questa mia, ora è diventata più una passione che ho per i muli e per lo sbosco della legna. E ricordo che questa mia attività è stata la principale fino all'inizio della mia formazione tecnica. E siamo all'incirca 15 o 20 persone in tutta Italia che ancora utilizzano l'animale, il cavallo e i muli. E ieri, l'altro ieri, alzando un tronco c'era una bella vipera. Quindi l'ho presa, l'ho lasciata in un posto più sicuro e questo è rispetto. Lei era il suo habitat ideale, siamo un po' noi che dobbiamo rispettare un po' tutti.
La settimana scorsa abbiamo avuto Lorenzo, che salutiamo magari da casa, in cui abbiamo fatto lo stesso discorso con l'ambiente marino, no? Esatto. Dove magari tra le tante regole che consigliavamo per il bagno sicuro, consigliavamo sempre alle famiglie, ai bambini a casa, di evitare magari di dare fastidio alla fauna marina, no? Alla flora e alla fauna marina che è nel suo ambiente ed è giusto che sia rispettato. Quindi possiamo dire che è una regola che vale sempre, no? Sì. Quindi tenere pulito il nostro habitat naturale, il nostro verde, che è sempre meno, mi viene da dire, ormai nelle nostre città, è sicuramente una regola, è un bel messaggio che possiamo mandare col nostro programma. Quindi bello, un bello spunto. Grazie Giuseppe. No, grazie a voi. Oh, quindi dai, siamo arrivati già a un buon punto. Io direi che possiamo passare al quiz. Vogliamo passare al quiz? Io avrei un paio di domande. Ah, allora dai, sfruttiamo qualche domanda. Che tu vieni già da questo mondo, quindi io mi sto immedesimando un po' nel pubblico a casa, che magari come me, diciamo, non conosce troppo appieno questa situazione, che dopo questa chiacchierata ho molta più voglia e sono molto incentivato a venire a trovarvi, a fare un saluto. E l'invito anche che facciamo a tutte le persone. Quindi abbiamo parlato oggi un po' di ippoterapia, che abbiamo visto quindi che è tutto quell'aspetto più anche professionale, di equipe, molto mirato magari alla terapia psicofisica, che può essere dal bambino, abbiamo parlato di bambini, ma può essere anche magari in molte situazioni, sì, anche di persone più adulte, mi viene da dire. Qui abbiamo trattato dei temi anche con psicoterapeuti e psicologi per quanto riguarda, no, il lato più psicologico. Oggi sull'ipoterapia ci siamo concentrati molto anche sul bambino, sull'autismo. Ci sono persone che vengono anche in età più adulta a fare questa tipologia di terapia? Sì, assolutamente sì. Ci sono, e come dicevo prima, atleti diversamente abili, tra cui abbiamo anche dei campionati, campionati di monta di reining, campionati italiani per atleti diversamente abili di tutte le età. Ma quando, questo lo voglio sottolineare, quando parliamo di ipoterapia non solo c'è l'equipe medica, ma il solo semplice accarezzare un cavallo già è un'ipoterapia. Perché allieva lo stress, allevia lo stress, i stati d'ansia, dà piacere. Quando accarezzi un cavallo la tua mente si spegne e non pensi a niente. Pensi con il cuore, non pensi con la tua mente, che crea dei fantastici film, quindi gli stati d'ansia. C'è un mio istruttore che dice, c'è un'istruttrice australiana che dice: ogni persona ha 81 problemi personali, fai che il tuo cavallo non diventi l'82esimo. Quindi questo significa che devi azzerare il tuo... sugli 81. Esatto. Potevano essere di più. Sì. No, molto bello. Questa era una mia... Curiosità, diciamo, era una mia curiosità. Quindi diciamo che l'approccio anche per sulle persone, anche con un semplice accarezzare appunto il cavallo come terapia del cavallo, per l'appunto, è consigliabile a tutto provarlo anche proprio come esperienza personale. Assolutamente, al di là, sì, della terapia. Quindi proprio come vivere un'esperienza differente, sì, dal quotidiano. Ti dico questa mia esperienza. L'anno passato abbiamo messo per la prima volta una signora a cavallo, perché io e il mio staff, in circostanze della festa del cavallo, una signora per la prima volta all'età di 82 anni. Ah, quindi non c'è mai un limite d'età per iniziare lo sport, ma per star bene fisicamente a 360 gradi, quindi per stare in salute. Vedi, questo è il nostro messaggio. Guarda, il nome è stato strazzeccato. Sì, mi piace. Quindi da domani, signore di 82 anni. Mettiamo tutti a cavallo, le signore le mandiamo. Sì, portiamo tutte tutte da Giuseppe, perché Giuseppe mette a cavallo le signore di 80 anni. È bellissimo, no, questa cosa. Comunque il messaggio è quello che noi mandiamo settimanalmente, quindi Giuseppe è giusto. Cioè, è un argomento, oggi abbiamo scelto, grazie a Tommy che ti conosceva già, questo mondo, un'argomentazione un po' di nicchia, diciamo, che volge anche magari a educare tutto un pubblico che su questa argomentazione, come ho detto anche io, da ignorante, nel senso che siamo praticamente vicinissimi, però magari nessuno ha mai
o la voglia o la curiosità di fare quel passo in più per conoscere. Quindi questo è l'invito che mi faccio e l'invito che faccio a tutte le persone dopo questa puntata. Detto questo, Tommy, tu vuoi aggiungere qualcosa su... No, io direi che abbiamo qualcosa da dire in conclusione, ma non vorrei anticipare troppo. Non vuoi anticipare, ok. Allora io direi, Giuseppe, visto che sei stato così gentile, come abbiamo già anticipato, noi ogni puntata al termine c'è il nostro quizzone, quindi domande aperte, 4 domande a scelta multipla, sull'argomentazione, quindi l'ipoterapia di oggi, che chi è più veloce e risponde bene, ci auguriamo tutti dopo questa oretta passata insieme, hanno un premio, quindi che è una consulenza con il nostro team. Quindi io sarei molto contento se leggessi tu quello che è il quiz di oggi, lo troviamo qua. È un onore, un piacere. Quindi prego a lei la parola su questo quiz. Anche oggi, allora, Tommy, siamo stati super cattivissimi. Che cos'è l'ippoterapia? A. La scienza che studia gli ippopotami. B. L'insieme di tecniche mediche che utilizzano il cavallo per migliorare lo stato di salute. C. Insieme di tecniche per imparare ad andare a cavallo. D. È la fisioterapia per i cavalli. Oh. E anche il quizzone della 13ª puntata è stato fatto, quindi vi ricordiamo di inviare un messaggio al numero sovraimpressione con la risposta corretta, la più veloce, come sempre vincerà una consulenza con il nostro team di In Salute. Stiamo arrivando alla conclusione, vogliamo ringraziare Giuseppe. Sì, io vorrei ringraziare... Prego, tantissimo Roberto. Giuseppe, io c'avevo proprio una piccola conclusione mi è venuta in mente di dire, grazie per la parola. Innanzitutto grazie Giuseppe per essere venuto qua, hai fatto tanta strada per venire fino a qui, ci hai regalato una mezza giornata, si può dire, della tua routine settimanale, quindi so che non è stato semplice incastrare questa cosa, quindi veramente grazie. E quindi vorrei concludere questa 13ª puntata di In Salute con una piccola preghiera nei confronti delle persone che guardano questo programma, che seguono Fanno TV, e quindi io vorrei semplicemente dire innanzitutto viva il cavallo del Catria, quindi viva Chiaserne, viva Cantiano, la nostra comunità montana che in questo momento, l'abbiamo ricordato tante volte nel corso della puntata, sta vivendo purtroppo un periodo non semplice, quindi un pensiero in questo momento di tutte le persone che stanno guardando da casa per gli amici di Chiaserne, di Cantiano, e veramente io e Michele del team di In Salute ci teniamo tantissimo ad invitarvi a uscire da casa. Adesso finalmente si può, dopo tanti diverso tempo cui ci hanno, tra virgolette, costretto in questi tempi non sospetti a vivere la nostra abitazione. Saliamo in macchina e andiamo a fare una bella passeggiata sui nostri monti, quindi sulle nostre bellissime creste del Monte Catria, e andate a scoprire questa bellissima realtà che abbiamo a pochissimi chilometri dalle nostre città marchigiane, e vedrete che, ve lo dico per la mia esperienza personale, anche per la piacevolissima amicizia che ho instaurato nel tempo con Giuseppe e con la comunità di Chiaserna, non ve ne pentirete. Quindi lascerete sicuramente un pezzo del vostro cuore in quel posto, in quella montagna, e vedete che poi sarà una tappa che tutti ripercorreranno nel corso dell'anno. Quindi volevo concludere così questa puntata. Ecco. Quindi siamo arrivati al termine. Tommy, le parole sono state bellissime. Io mi accodo ovviamente a tutto ciò che hai detto. Grazie Giuseppe. Ringraziamo grazie Giuseppe a voi per l'invito, grazie a tutti i telespettatori, grazie mille, è stato un piacere. E come sempre, piacere. Ci vediamo venerdì.